dalla Maiana ad Ostia, da Ostia alla Maiana. Nel 1976 gli arresti dei principali boss sancirono la definitiva uscita dalla scena criminale di Roma dei marsigliesi. Tale vuoto rese possibile l'avvento di piccoli boss romani che fiutarono l'affare. È così che inizia la storia della banda della Maiana. Una storia che sembra tratta da un romanzo, da un film, da una serie TV di Netflix. Ma ricordiamolo bene, le storie di finzione sono sempre meno, molto meno, della realtà. Francesco Giuseppucci, detto El Fornaretto, e in seguito ribattezzato El Negro. Maurizio Battino, detto Crispino. Enrico De Pedis, detto Renatino. Maurizio Massaria, detto Rospetto. Alfredo De Simone, detto Il Secco. I tre ciccioni, ovvero Ettore Maragnoli, Pietro il Pupo, Luciano Gasperini, Angelo De Angelis, detto Il Catena, Massimiliano De Angelis, Gianfranco Urbani, detto La Pantera, Edoardo Toscano, detto L'Operaietto, Mariano Castellani, Alessandro D'Ortensi, Luigi Caracciolo, detto Gigione, e molti, molti altri ancora. Tutti i personaggi protagonisti della recente storia nera della città più bella d'Italia, della città più importante d'Italia, Roma. Un'organizzazione, quella della banda della Maiana, fatta di legami tuttora non del tutto chiariti con la politica. La destra fascista, terrorista ed eversiva. Una banda coinvolta in omicidi eccellenti quali quello del giornalista Mino Pecorelli, il caso Moro, i depistaggi della strage di Bologna, i rapporti con l'organizzazione Gladio, l'omicidio del banchiere Roberto Calvi, fino alla sparizione di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. E aggiungiamo anche l'attentato a Giovanni Paolo II. E oggi, cos'è rimasto di quei tempi? Cos'è rimasto di quell'organizzazione? Suburra, mafia capitale, è direttamente figlia di quei tempi dove da una parte c'era la criminalità, dall'altra il potere è in mezzo, il vero terreno di affari, appalti, riciclaggio, spaccio e tutto il resto. Suburra, mafia capitale, davvero figlia di quel tempo, oppure mafia capitale non esiste, amatriciana mafia non esiste, la mafia della caccia di pepe non esiste, la mafia a Roma non esiste, le organizzazioni mafiose a Roma non esistono, sono durate 1000 giorni, come la canzone di Baglioni, 1000 giorni di me, di te, giornalisti di nera, sentenze, processi, coraggiosi investigatori, la divulgazione farà mai chiarezza su questi fatti. Ostia, Roma, la politica, solo un crocevia di interessi o una vera e propria organizzazione stabile, omertosa, con un vincolo, uno scopo, il silenzio, il welfare agli associati, la paura, l'intimidazione, quindi una vera e propria mafia a Roma. Chi lo sa? Chi lo sa? Noi comunque siamo qui a testimoniare che non ci siamo scordati dei 1000 giorni di me e di te, dei 1000 giorni di mafia capitale. Non ci siamo scordati che Suburra non è solo un titolo.